Deuteronomio, capitolo 32. Porge tu orecchio, cieli, e io parlerò. E ascolti la terra le parole della mia bocca. Si spande il mio insegnamento come la pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba, poiché io proclamerò il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Egli è la roccia, l'opera sua è perfetta, perché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele, senza iniquità, egli è giusto e retto. Hanno agito perversamente contro di lui, non sono suoi figli questi corrotti, razza storta e perversa. E questa la ricompensa che è data al Signore, o popolo insensato e privo di saggezza? Non è lui il padre che ti ha acquistato, non è lui che ti ha fatto e stabilito. Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni dell'età passate, interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele, perché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi, come un'aquila che desta la sua nidata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo lo ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Egli lo ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra. E Israele ha mangiato il prodotto dei campi e gli ha fatto succhiare il miele che esce dalla rupe, l'olio che esce dalle rocce più dure, la crema delle vacche e il latte delle pecore. Lo ha nutrito con il grasso degli agnelli, dei montoni di Basan e dei capri, con la farina del fior fior del grano. Tu hai bevuto il vino generoso, il sangue dell'uva. Jesurun si è fatto grasso e ha ricalcitrato. Si è fatto grasso, grosso e pingue. Ha abbandonato il Dio che lo ha fatto e ha disprezzato la rocca della sua salvezza. Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere. Lo hanno irritato con pratiche abominevoli. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi, apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Hai abbandonato la rocca che ti diede la vita e hai dimenticato il Dio che ti mise al mondo. Il Signore lo ha visto e ha rinnegato i suoi figli e le sue figlie che l'avevano irritato e ha detto: io nasconderò loro il mio volto e starò a vedere quale sarà la loro fine, poiché sono una razza perversa, sono figli infedeli. Essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Infatti il fuoco della mia ira si è acceso e divamperà fino in fondo al soggiorno dei morti, divorerà la terra e i suoi prodotti e infiammerà le fondamenta delle montagne. Io accumulerò disgrazie su di loro, esaurirò contro di loro tutte le mie frecce. Essi saranno consumati dalla fame, divorati dalla febbre e da malattie mortali. Manderò contro di loro le zanne delle belve e il veleno dei serpenti che strisciano nella polvere. Di fuori la spada e di dentro il terrore spargeranno il lutto, mietendo giovani e fanciulle, lattanti e uomini canuti. Io direi: li spazzerò via ad un soffio, farò sparire la loro memoria dal genere umano. Se non temessi gli insulti del nemico e che i loro avversari, illudendosi, fossero indotti a dire: è stata la nostra potente mano che ha fatto tutto questo e non il Signore. Poiché una nazione che ha perduto il senno e non c'è intelligenza in loro, se fossero savi lo capirebbero
e considererebbero la fine che li aspetta. Come potrebbe uno solo inseguirne mille e due metterne in fuga 10.000 se la loro rocca non li avesse venduti e se il Signore non li avesse dati in mano al nemico? Poiché la loro rocca non è come la nostra rocca, i nostri stessi nemici ne sono giudici. Ma la loro vigna viene dalla vigna di Sodoma e dalle campagne di Gomorra. Le loro vigne e uve sono avvelenate, i loro grappoli amari e il loro vino è tossico di serpenti, un crudele veleno di vipere. Tutto questo non è forse riposto presso di me, sigillato nei miei tesori? A me la vendetta e la retribuzione, quando il loro piede vacillerà, poiché il giorno della sventura è vicino e ciò che li aspetta non tarderà. Sì, il Signore giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà dei suoi servi, quando vedrà che la forza è sparita e che non rimane più tra di loro né schiavo né libero. Allora egli dirà: dove sono i loro dei, la rocca nella quale confidavano, gli dei che mangiavano il grasso dei loro sacrifici e bevevano il vino delle loro libazioni? Si alzino loro a soccorrervi, a coprirvi con la loro protezione. Ora vedete che io solo sono Dio e che non ve n'è altro Dio accanto a me. Io faccio morire, faccio vivere, ferisco e risano, e nessuno può liberare dalla mia mano. Sì, io alzo la mia mano al cielo e dico: com'è vero che io vivo in eterno? Io affilerò la mia spada sfolgorante e la mia mano si leverà a giudicare. Farò vendetta dei miei nemici e darò ciò che si meritano a quelli che mi odiano. Inebrierò di sangue le mie frecce, dal sangue degli uccisi e dei prigionieri. La mia spada divorerà la carne, le teste dei condottieri nemici. Nazioni, cantate le lodi del suo popolo, poiché il Signore vendica il sangue dei suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari, ma si mostra propizio alla sua terra, al suo popolo. E Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò in presenza del popolo tutte le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunciare queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronunzio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli, affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso passando il Giordano. In quello stesso giorno il Signore parlò a Mosè e disse: sali su questo monte di Abrarim, sul monte Nebo, che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico, e guardi il paese di Canaan, che io ti do in possesso ai figli di Israele. Tu morirai sul monte sul quale stai per salire, e sarai riunito al tuo popolo, come tuo fratello Aronne è morto sul monte Or, ed è stato riunito al suo popolo. Perché mi siete stati infedeli in mezzo ai figli di Israele, presso le acque di Meriba, a Cades, nel deserto di Sin, in quanto non mi avete santificato in mezzo ai figli di Israele? Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io do ai figli di Israele, non entrerai.